3500 mi piace su questo video entro la mezzanotte. Se per la prossima settimana rivolete i capitani e le doppiette o triplette. Detto questo, vai col video. Vai. E ride. Mi guarda e ride, guardi. Ciao, ben ritrovati. Sì, mi piace per supportare i nostri contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella anche su questo canale, così non vi perdete mai le notifiche. Sul primo canale sono usciti i pronostici dell'undicesima di Serie A e la sfida al Fantacapo. Venite a sfidarci, perché questa settimana è una cosa di quelle exaggerated. Sì. E abbiamo anche un terzo canale YouTube Non De Calcio. Come sempre, i canali li trovate qua sotto in descrizione, oppure se cliccate qua. Sfide, pronostici, risultati scorsa settimana. Se avete partecipato, riportate i vostri risultati anche generali da quando avete cominciato. E mo' vi diciamo i risultati nostri. Preparate, perché vai. Sta settimana, guarda, proprio tu un po' hai capito. Tanto non ti ricordi niente, no? Ti è. Allora, come tutte le settimane, questa settimana Dubai Big Match in realtà, perché Milan, c'era Torino e Lazio-Fiorentina. E ragazzi miei, ci sfidiamo come sempre in primo marcatore con in qualsiasi momento under over, con no, il risultato esatto. Vorrei sapere da te, come primo marcatore in Milan-Torino, chi ci hai messo? Leao. Bregalo. Niente. Gol in qualsiasi momento. Ibrahimovic. Che sì. Niente. No. Under over. Over. Io pure over. No. Gol no gol. Gol. Io pure gol. Niente. Risultato esatto. 2-1. 3-1. Sì, ciao. Cioè, De Milan Torino non ci abbiamo beccato niente. Mamma mia. Andiamo a Lazio Fiorentina. Chi ci hai messo come primo marcatore? Dusan Vlahovic. Buonaventura. Niente. No. Gol in qualsiasi momento. Ciro Immobile. Io pure. Ciro Immobile non ha segnato. Under over. Over. Over anche per me. Niente. Gol no gol. No, gol. Gol pure io, niente. Risultato esatto? 2-2. 2-2, ragazzi. Io credo che sia la prima volta in assoluto nella storia, allora, della sfida ai pronostici, che abbiamo fatto 0-0. Allora, era successo che uno dei due facesse 0. Questo sì, ma l'altro almeno uno lo faceva. Esatto, 0-0, mi sa veramente è la prima. Che schifo. Da quando che è schifo. Che è partita la sfida ai pronostici? Saranno 2 anni e mezzo, forse no, anche 3. No, 2 anni e mezzo, 2 anni. No, forse stagioni viene. Una stagione. Questa è la terza e mezza stagione. Sì, sì, forse sì, forse sì. Allora, se è 0-0, ovviamente punti totali e scontri diretti è rimasto tutto invariato come la scorsa settimana. Uguale, uguale. Dimmelo, tanto tu ti ricordi tutto. Punti totali 32 tipo io, e tu stavi a 5 di meno, quindi a 27. 36 tu, ah, no, e forse 31 io. Ah, ok, mi ricordavo 5. Sì, 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 era la settimana prima forse. E scontri diretti? Io uno sopra? O stavamo pari? Quindi? No, stavamo 4-4 forse. 4 tu e 3 io. E 3 tu. Io ti ho battuto solo 3 volte. 4-3, sì, sì. Vediamo, c'è una nuova sfida in ballo. Riportate anche i vostri risultati di questa settimana. Siamo curiosi di sapere se siete riusciti a far meno 1. È facile. Sta settimana ci hanno battuto tutti probabilmente. Penso proprio sì. Tutti 0-0. Almeno un marcatore. Detto questo, parte la nuova sfida ai pronostici. Prendi il tuo foglio. Il segna o non segna ce l'ho io. Ho già preparato tutto quanto. Sta settimana due big match importanti ancora una volta, anzi più importanti, perché c'è stata Atalanta-Lazio e Roma-Milan. Quindi due big match di quelli pesanti. Belli come pesanti. Sempre ci sfidiamo in primo marcatore con in qualsiasi momento under over, gol no gol, risultato esatto. Fate il vostro gioco aprendo un unico commento e non modificandolo se volete partecipare. Sì. Atalanta-Lazio primo marcatore. Zapata. Ilicic, gol in qualsiasi momento. Ciro Immobile. Io pure lo rischio Ciro Immobile. Under over. Lo rischia. Over. Over anche per me. Beh, l'ultima volta non ha segnato. Gol no gol. Gol. Anche per me. E qua sono curioso. 2-1 Atalanta. Non ci posso credere. Mortacci tua. Mortacci tua. Io pensavo di come dice 2-2. Oppure 1-2 Lazio. Perché tu sti colpi ce l'hai. 2-1 Atalanta. Non posso modificare. Guarda, sono disposto a mettere 3-1 Atalanta. Il regolamento lo vieta, però mi girano i coglioni. Detto questo, Roma-Milan, chi ci hai messo come primo marcatore? Zaniolo. Tammy Abraham, gol in qualsiasi momento. Rafael Leao. Zlatan Ibrahimovic, under over. Over. Sai che pensavo avresti detto under? Gol 1-1. Over anche per me, gol no gol. Gol. Gol anche per me. 1-2. Ti ha dato una capocciata? 2-2 per me. Per me finisce 2-2. Detto questo, mettiamo tutto agli atti. Fate anche voi il vostro gioco qui sotto nei commenti, alla mod di casino, ma senza una lira in palio, esatto. In ballo.
Parte la mitica sfida al segna o non segna, mentre lui sbadiglia come se non ci fosse un domani. Sempre io quando faccio il video iniziale faccio per fare le copertine. Sappia la panacca, raga. Vabbè, detto questo, segna o non segna, risultati scorsa, tra virgolette, scorsa settimana, sono l'altro ieri, Zlatan Ibrahimovic, segna o non segna, tu hai detto sì, io, riportate pure i vostri risultati, io ho detto no. Io non ha segnato. 1-0 per me. Belotti, segna o non segna, tutti e due abbiamo detto di no. Io non ha segnato. 2-1 per me. Ciro Immobile, segna o non segna, tutti e due abbiamo detto di sì. E non ha segnato. E rimaniamo su 2-1 per me. Vlahovic, segna o non segna, tu hai detto sì, io ho detto no. Che... 3-1 perso. Edin Dzeko, segna o non segna, tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. Non ha segnato. Di conseguenza 3-2. 3-2. 2 tu, 3 io. Quindi andiamo ad aggiornare punti totali e scontri diretti, perché da quando abbiamo cominciato ne hai indovinate 21 e io ne ho indovinate 29? 28. 28. Ok. Siamo sul punteggio di 2 tu, mi hai battuto due volte. Io a te, quante volte ti ho battuto di modo? 6. 5. Ma perché vai sempre un avanti? Sempre un avanti, non lo so. Io me lo prendo volentieri. Mi ricordo un avanti. Ok, detto questo, potete partecipare anche voi, mi raccomando, tutti i vostri risultati qui sotto nei commenti, partecipate alla nuova sfida, ho scelto io questa settimana, ma prima ti ricorderai i capitani. Ah beh, sì. Voglio 3500 mi piace entro la mezzanotte, perché ci stanno in palio i big match in questo video, per riportare la sfida. Oggi non la facciamo perché non sono arrivati 3500 mi piace entro la mezzanotte nello scorso video. Era Coman. Chi era il tuo capitano? Mancini. Era Coman. Mancini. Perché hai detto Coman? Ho detto Coman, ho detto Mancini, ma è bello. Vabbè, Mancini, no, non è manco un goccio d'acqua. Mancini non ha segnato, sarebbe falso un punto extra. Porca miseria, per fortuna che abbiamo vinto uguale. E io era Kalidou Koulibaly. Sì. Che non ha segnato, di conseguenza per i capitani nessuno dei due prende il bonus. Ma pari e patta. Parte la nuova sfida. Unico commento, ragazzi, vi diamo delle scelte da fare. Vedo 5 calciatori. Avevo messi 5 settimana. Sì, 5 calciatori. Sì. Dovete scegliere se questi calciatori che vi propongo segneranno o non segneranno nella corrente giornata di Serie A, all'undicesima. Ogni calciatore indovinato è un punto. Potete anche mettere doppietto o triplette, ormai sapete come funziona. Fate come vi pare. I big match li sai, quindi vado al sodo. Partiamo da Atalanta-Lazio. Partiamo da Atalanta-Lazio. Duvan Zapata, segna o non segna? Sì. Segna. Ho detto di no. Hai detto di no? A Duvan Zapata? Sì, è Atalanta-Lazio. Mi sento una partita particolare, strana. Per me segneranno altri calciatori. Ciro Immobile, segna o non segna? Dai, sì, segna pure Ciro Immobile. Col fatto che, batte i rigori. Sì, per te tutti segnano. Ok, perfetto. Pure per me però Ciro Immobile segna. Io almeno a Zapata ho detto di no. Ok. Si stava di under over. Andrò per segno o non segna. Che santa, aspetti. X2, sì. Vediamo se ci arrivi. Aspetta, parliamo dell'altro big match Roma-Milan? O no, è vabbè, non ci arriverai mai, te dico io. Dai, su. Tagliate. Verona, Juventus. Simeone? Sì. Simeone quando vede Juve. Quindi? La butta dentro. Dici di sì. Dico di sì, la butta dentro. Non ho detto che ne fa 4, Uno ne fa 8. Io invece, devo essere onesto, ho detto di no, ma pensavo che questa sarebbe stata un punto buttato, perché pensavo 100% tu avresti detto di no. Ma rischio. Rischiamo, vai. Se segna di meno. Detto questo, i calciatori di Roma e Milan, Tammy Abraham, voglio sapere se segna o non segna. No. Senza fa... Vabbè, no. Ok. Aspetta, Senza fa commentini, io non segna. Ho detto di sì. Ma la scaramanzia. Zitto, vai. È sempre avanti, sì, per una che non specifica. Vai. Zlatan Ibrahimovic segna o non segna? No. Per me non segna Zlatan. Strano, hai detto 2-1 oggi. Solitamente dici 16 sì su 5. Oggi invece ti sei tenuto un po' stretto. C'hai paura perché stai a perdere sempre di più divario? No, vabbè. Quindi no. Okay. No, è in Champions che dico tutti sì di solito. Ah, è vero. Io invece a Zlatan Ibrahimovic. Se adesso fatto, se sei gratta. Ho detto di sì. Ok. Che ci può anche stare, Riportate tutte le vostre scelte. No, non ci deve stare. Riportate tutte le vostre scelte qui sotto nei commenti. Fateci sapere se segneranno tutti i calciatori che vi abbiamo proposto. Sì. Voi mettete doppietto o triplette? I capitani non li facciamo. Abbiamo detto 3500 mi piace entrare a mezzanotte. Posso. No.
No, no, manco no, io. Stavo un attimo. No, Simeone, no, no, non lo vuoi rischiare? Una tripletta Simeone? Che sei scemo, no. Dai. Ok, no, manco io, non me la rischio. Big no, match, no, cose. Non si può. Ok. Meglio di no. Detto questo, vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compro tutti in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video. Ciao. Ciao, raga.